Come vengono monitorati in Emilia-Romagna gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute? Come noto, la Pianura Padana è uno dei luoghi in Europa dove l'inquinamento atmosferico e le relative conseguenze sulla salute della popolazione sono più rilevanti. La Regione Emilia-Romagna ha, da un lato, la disponibilità di un sistema di monitoraggio e modellistica dell'inquinamento atmosferico molto accurato, dall'altro abbiamo un patrimonio di sistemi informativi sanitari completi e di lungo periodo. Questa condizione mette la nostra regione in una situazione molto favorevole per studiare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana. A questo si aggiunge la recente pandemia Covid-19 che ha colpito la nostra realtà, soprattutto nella prima ondata, con conseguenti misure di lockdown che hanno creato delle situazioni peculiari di disponibilità di informazioni che permettono una valutazione dell'impatto delle attività antropiche sulla qualità dell'aria e di conseguenza anche sulla salute umana. Che cos'è e quali sono gli obiettivi del progetto Aria e Salute? Lo scorso aprile la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato un progetto per realizzare uno studio su qualità dell'aria e salute nella regione. Il progetto avrà durata quadriennale, è coordinato da ARPAE Emilia-Romagna e coinvolge operatori dell'Agenzia Ambientale e del Sistema Sanitario Regionale. Gli obiettivi principali del progetto sono studiare gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e come questi vengono modificati dall'adozione di politiche di contenimento della qualità dell'aria. Più in dettaglio sono previste una serie di attività finalizzate al monitoraggio degli effetti dell'esposizione acuta e cronica all'inquinamento atmosferico sugli esiti di salute a breve e lungo termine e anche sugli esiti neonatali e riproduttivi in conseguenza dell'esposizione all'inquinamento atmosferico durante la gravidanza, lo sviluppo di strumenti per la valutazione dell'impatto sulla salute degli scenari di qualità dell'aria che verranno definiti dalla pianificazione di settore e dall'applicazione delle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Come detto, una particolare attenzione sarà rivolta anche a studiare l'interazione fra inquinamento atmosferico e Covid-19 in termini di impatto sulla salute, quindi esposizione e gravità dell'infezione e i relativi meccanismi di azione. Questo progetto trae spunto ed è in continuità con progetti già realizzati e ancora in corso nella regione Emilia-Romagna, come il progetto PREPARE, il progetto SuperSito e i progetti che sono legati ai sistemi informativi sanitari come gli studi longitudinali emiliani.